I tornado nell'area mediterranea e in Italia in particolare non sono eventi rari. Tra le aree più a rischio tornado di forte intensità, le regioni centrali che si affacciano sul Tirreno, il Lazio in particolare, mentre altre zone particolarmente colpite in Italia sono le regioni sudorientali come Puglia e Calabria e la pianura padana. Lo segnala una ricerca dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato su Atmospheric Research. L'intensificazione di fenomeni come tornado nel corso degli anni è condizionata anche dal cambiamento climatico in atto, spiega Elenio Avolio del CNR, poiché esistono delle forzanti specifiche come la temperatura superficiale del mare con un ruolo importante nello sviluppo di tali eventi. Lo studio ha analizzato 32 anni di dati tra 1990 e 2021, isolando un numero considerevole di eventi tornadici ad elevata intensità, 445 su tutta l'Italia, e le regioni centrali tirreniche italiane possono essere definite come un hotspot per i tornado nell'area mediterranea, avverte il ricercatore CNR. I tornado sono tra i fenomeni atmosferici estremi sicuramente più affascinanti e interessanti, ma allo stesso tempo anche potenzialmente pericolosi. Un nostro recente studio, curato dall'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR, ha analizzato 32 anni di dati, isolando circa 445 tornado di elevata intensità nella nostra penisola. È emerso che esistono delle aree maggiormente colpite da questi fenomeni: una è quella del sud-est Italia, le regioni ioniche tra Calabria e Puglia, l'altra quella della pianura padana, la terza zona è rappresentata dalle regioni centrali tirreniche, quelle del Lazio in particolare. L'aumento di segnalazioni di eventi tornadici nel corso degli ultimi anni è anche imputabile sicuramente al cambiamento climatico in atto, avendo appurato che, ad esempio, la temperatura superficiale del mare svolge un ruolo di fondamentale importanza per lo sviluppo e anche per l'evoluzione di questi eventi in area mediterranea. Eni ha completato la costruzione dello stabilimento per la raccolta e spremitura di semi oleaginosi a Makueni in Kenya e avviato la produzione del primo olio vegetale per le bioraffinerie. Il primo Agri Hub avrà una capacità installata pari a 15.000 tonnellate, con una produzione prevista nel 2022 di 2.500 tonnellate. L'impianto lavorerà semi di ricino, di crotone e di cotone per estrarre olio vegetale. Si tratta di materie prime sostenibili, agri feedstock, che non sono in competizione con la filiera alimentare perché provenienti da coltivazioni resistenti all'aridità e adatte a crescere su terreni degradati, appunto ricino, semi raccolti da piante spontanee come il croton e coprodotti della filiera del cotone in un'ottica di economia circolare. Nell'impianto inoltre si produrranno mangimi e biofertilizzanti derivati dalla componente proteica dei semi a beneficio delle produzioni zootecniche e alimentari, fornendo un contributo alla sicurezza alimentare. Il centro funzionerà anche come polo di formazione e supporto tecnico agli agricoltori. Questo progetto incarna tutti i pilastri dell'approccio di Eni alla sostenibilità, la neutralità carbonica, perché la bioraffinazione è un elemento importante nel nostro percorso verso le zero emissioni al 2050, spiega Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni. Addio quest'anno a più di una bottiglia di passata di pomodoro su 10, con la siccità e le temperature roventi che hanno tagliato dell'11% il raccolto del pomodoro da salsa, destinato a polpe, passati, sughi e concentrato, con una produzione nazionale stimata in calo fino a 5,4 miliardi di chili. Lo denuncia la Coldiretti in occasione dell'avvio della raccolta del pomodoro in Italia, che parte a Casalmaggiore a Cremona, un appuntamento che quest'anno parte in anticipo proprio per le condizioni climatiche che hanno accelerato i processi di maturazione e messo a rischio le produzioni in campo. Il clima ha decimato il raccolto del prodotto simbolo della dieta mediterranea, che quest'anno viene colpita in tutte le sue componenti. Il grano destinato alla produzione di pasta è infatti stimato in calo di circa il 15%, anche se di ottima qualità, avverte Coldiretti. Grandi difficoltà si prevedono anche per l'extravergine di oliva nazionale, con gli ulivi in sofferenza per la mancanza di precipitazioni. Senza dimenticare che nelle aree più colpite dal caldo e dalla siccità, frutta e verdura stanno bruciando nei campi, con danni fino al 70% della produzione. A causa dell'emergenza idrica dovuta alla siccità che sta colpendo alcune regioni italiane e in particolare l'Emilia-Romagna, i prezzi sugli scaffali dei supermercati di frutta e verdura stanno subendo aumenti dal 20 al 40%, una situazione insostenibile per i consumatori che si va ad aggiungere ai numerosi rincari quest'anno di altri beni di prima necessità,
come luce e gas. È quanto denuncia Udicon Emilia Romagna, atteso il fatto che c'è un cambiamento climatico che è in atto e quindi dobbiamo fare i conti con questa situazione. Per questo ben vengano adesso le ordinanze che vanno verso il razionamento dell'acqua, perché diversamente non si può fare. Ben vengano adesso quelle che sono, diciamo, le ordinanze che fanno una razionalizzazione dell'acqua, perché diversamente non si può fare, non vediamo soluzioni diverse nel breve periodo. Ecco. Questa situazione dell'emergenza, diciamo, idrica colpisce anche ovviamente i cittadini consumatori, perché andiamo ad vedere già dagli osservatori che abbiamo 30-40% in più per andare a comprare la frutta, il 20-30% in più per andare a comprare la verdura, e questo ovviamente si ripercuote con punte, diciamo, veramente importanti sul nostro carrello quando andiamo a fare, diciamo, la spesa. Quindi i prodotti più colpiti sono i cetrioli, cipolle rosse, zucchine, lattughe, e sono, diciamo, i prodotti che in questo momento vanno sulla nostra tavola. Quindi il discorso qual è? Anche questo si somma alle altre cose e va a finire sulle tavole dei cittadini. E se ogni volta noi parliamo di aumenti di ogni tipo e di ogni genere, facciamo la sommatoria, si sta scatenando una situazione insostenibile per i consumatori. Ecco, il problema idrico è uno delle tante cose che si aggiunge. In questo momento non c'è soluzione diversa che razionalizzare in modo consapevole, specialmente noi cittadini consumatori, l'uso dell'acqua.